Ma si può sapere che c'è da fare così presto stamattina? C'è mezzo appuntamento e mezzo affare. Una guarda se riesce a guadagnare mezz'ora. Sì, da bacito. Ciao, mo. Ciao. Io e Stefano le vacanze se le famo a ottobre, che costa di meno. Andare a lavorare? No, eh. Ancora, io sotto padrone non c'è turno. Poi tornavamo a casa, vedevamo le foto con gli amici, raccontavamo la vacanza. E ci piaceva così. È maschio! È maschio! È maschio! È la prima volta che mi capita un agente trasferito con disonore. Ti metto sulla provinciale ad annoiarti. Guardi, Luciana, vengo subito al punto senza giri di parole. Sì. Io non le posso più rinnovare il contratto. Vabbè, mo' si rimbocca a me le maniche. Chi? Te? Cosa le salta in mente far venire qui a lavorare una donna incinta? Ma che è un compagno questo? È un pupazzo, eh! E vedrai che tutto s'aggiusta. Mio padre faceva il meccanico, si chiamava Mario. Ogni tanto mi portava in collina a vedere il tramonto e mi raccontava le storie. Ma mica Cappuccetto Rosso, Biancaneve. Marione mi raccontava che reagiva. E poi mi prendeva in giro. Perché io invece non reagivo mai.